Buonasera a tutti gli amici che ci stanno seguendo in diretta e sono felice di essere tornata un attimino ai vecchi tempi, a quando ho fatto tantissime dirette e riuscivo a comunicare con voi, a essere presente, diciamo, in maniera più assidua. Oggi ho avuto proprio quest'idea di chiamare Michele Vassili. Io sono Angela Ciconte, per chi non mi conosce, ma penso che i più mi conoscete. Sono Angela Ciconte e sono, come dire, una proprio innamorata di Medjugorje, perché vado proprio a Medjugorje dal 1993, ma poi vi racconterò bene la storia un'altra volta. Oggi ho avuto questa idea, in realtà suggerita da una cara amica, di fare un qualcosa in collegamento da Medjugorje. E in realtà avevo telefonato a Michele Vassili chiedendogli se alle 18 potevamo fare una diretta dalla Collina delle Apparizioni per pregare insieme in attesa del messaggio. Lui invece, proprio oggi, ho detto guarda la Madonna, aveva il compleanno della figlia, che guarda caso uno dei figli, anzi la figlia è nata il 25 di agosto. E quindi proprio il 25 è il giorno in cui la Madonna dà il messaggio. E quindi mi ha detto: guarda, oggi non posso perché ho il compleanno di mia figlia, però posso leggere la traduzione del messaggio appunto fra 10 minuti, un quarto d'ora al massimo, entrerà in diretta Michele e ci leggerà la traduzione del messaggio in italiano, proprio del messaggio che oggi Maria ha ricevuto. Maria è a Medjugorje, quindi lo ha ricevuto proprio a Medjugorje. Tra l'altro oggi faccio pubblicamente nascere anche questa nuova pagina Facebook, I Cinque Sassi, proprio perché è su questa pagina che io vorrò fare un percorso insieme a voi, un percorso di crescita in primis spirituale, ma poi proprio un percorso di crescita umana, perché io ho un po' il mio, tra virgolette, motto è ora e labora. Quindi, come chiede la Madonna a Medjugorje, la preghiera al primo posto, ma poi questa preghiera deve produrre delle opere. Quindi io vorrò compiere con voi questo cammino, anche perché a Medjugorje la Madonna ci dice siate le mie mani tese. Quindi questa volontà di Maria di formarci attraverso la preghiera a questo grande incontro, l'incontro con suo figlio Gesù, e poi comunque attraverso appunto la luce dello Spirito Santo, la preghiera quindi appunto compiere delle opere, e io con voi piano piano vorrò fare questo, a piccoli passi questo percorso. Perché ho chiamato questo profilo Facebook I Cinque Sassi? Proprio in onore ai cinque sassi che la Madonna chiede a Medjugorje, che sono la preghiera con il cuore, cioè il rosario. Adesso abbiamo le quattro parti di rosario, quindi anche quella aggiunta da San Giovanni Paolo II, il misteri della luce, oltre a quelli della gioia, del dolore e della gloria. Poi l'Eucarestia, quindi la messa quotidiana possibilmente, la Bibbia, il digiuno e la confessione mensile. Proprio appunto in virtù di questi cinque sassi ho voluto chiamare questa pagina tramite cui appunto, ripeto, insieme a voi vorrei fare un percorso. Perché io vorrei ho proposto a voi questa sera la presenza di Michele Vassili. Chi è Michele Vassili? Per chi non lo conoscesse, è una delle più conosciute guide di Medjugorje ed è in particolare testimone dei fatti di Medjugorje fin dai primi giorni. Faceva parte del gruppo di preghiera voluto e guidato dalla Madonna, nato il 4 luglio 1982. Tra l'altro nella giornata di festa dei combattenti e reduci comunisti. Anche questo avrà sicuramente un suo valore, una sua importanza. E durante un'apparizione straordinaria con il veggente Ivan, insieme a lui, in quella particolare apparizione, c'erano alcuni giovani del posto. E proprio quel giorno lì la Gospa, la Madonna, ha invitato il veggente Ivan e quei ragazzi presenti ad andare sulla collina 2 volte alla settimana. E ha lasciato loro la facoltà di scegliere quali fossero questi 2 giorni. E i 2 giorni scelti sono stati il martedì e il venerdì, rassicurandoli di non temere nulla perché
lei li avrebbe protetti. Perché la Madonna li ha rassicurati su questo punto? Perché in quei primi anni c'era proprio il regime ateo comunista che cercava di soffocare questi, chiamiamoli, eventi. E quindi i ragazzi hanno comunque dovuto avere un grande coraggio per portare avanti quello che la Madonna gli chiedeva e gli diceva. Però fiduciosi di questa presenza certa che loro sentivano e vivevano con tutto il cuore, ecco, sono andati avanti in questo percorso e i frutti si sono visti in questi decenni. La Madonna in quel gruppo e ancora oggi a noi tutti chiede che si preghi per le sue intenzioni e per la realizzazione dei suoi piani. A volte capitava nel gruppo appunto voluto da lei che lei indicasse proprio un'intenzione particolare che le stava a cuore. E proprio la Madonna in quegli anni a quel gruppo di giovani, tra cui c'era appunto Michele, aveva anche chiesto di non fare nessuna scelta nella loro vita, né per un matrimonio né per una consacrazione. Questo è durato, se non sbaglio, 4 anni come percorso, ma proprio quei 4 anni lei li ha modellati secondo delle caratteristiche che avrebbero dovuto poi essere un modello per tutti, che erano la preghiera, il sacrificio e la testimonianza, specialmente con l'esempio di vita. E io che ho appunto la grazia di conoscere non solo i veggenti, ma anche appunto le guide, in particolare Michele, vedo come effettivamente questi ragazzi che hanno vissuto veramente alla scuola di Maria in tutti questi anni, ho proprio visto come veramente sono stati modellati in questa umiltà, in questa perseveranza, in questa coerenza di vita e soprattutto di preghiera. Io vorrei chiedere a voi, tra l'altro, se qualcuno è presente e mi vuole scrivere qualcosa, magari anche comunichiamo un attimino fino a quando Michele non entra in chat, e se, come dire, se non c'è nessuno che mi fa nessuna domanda, facciamo la cosa più importante, preghiamo in attesa appunto del messaggio tradotto. Ecco. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Mentre aspetto che qualche amico mi scriva qualcosa, vi posso, e mentre aspettiamo in particolare Michele che si collega con noi, vi voglio, come dire, raccontare, per chi magari non è mai stato a Medjugorje e non la conosce, un po' la realtà di Medjugorje. Le apparizioni a Medjugorje sono iniziate il 24 giugno del 1981 e quel primo giorno non erano presenti tutti e 6 i veggenti, chiamiamoli ufficiali, ma era presente ad esempio al posto di Maria Milka, sua sorella, e a posto di Ivan un altro Ivan che però era maggiorenne. Si pensa che
appunto non abbia proseguito quel ragazzo maggiorenne nelle apparizioni quotidiane proprio perché i sei veggenti sono stati molto perseguitati e appunto essendo maggiorenne rischiava, a differenza degli altri, di essere portato dalla milizia in carcere, come ad esempio è successo a Padre Ioso. Quindi il vero gruppo, chiamiamolo quello proprio completo dei sei ragazzi, si è costituito il 25 giugno del 1981 ed è per quello che l'anniversario si festeggia, la ricorrenza appunto dell'anniversario si festeggia il 25 giugno di ogni anno. E io sono anche ho visto tra l'altro la testimonianza, proprio per parlare di quel primissimo giorno, la testimonianza della sorella di Maria, di Milka, e lei ancora oggi ricorda quell'unico giorno proprio con un ricordo scolpito nel cuore, e dice che veramente le ha cambiato, ma chi non l'avrebbe fatto, la vita. I primi anni, comunque, tutti e sei veggenti avevano l'apparizione quotidiana, e in quel periodo lì, che avevano l'apparizione quotidiana, sono anche stati studiati a livello medico-scientifico da un'equipe europea. Quindi c'era l'equipe medica italiana, piuttosto che quella tedesca, piuttosto che quella francese. E io ho avuto anche la fortuna, la grazia, di assistere alla conferenza di un medico italiano, il dottor Mattalia, del Mauriziano di Torino, che aveva fatto parte dell'equipe medica scientifica italiana. E c'è anche un po' il riscontro, diciamo, medico sul fatto che questi sei ragazzi vivono un'esperienza al di fuori dalla comprensione, dalla capacità della comprensione umana. Infatti questi sei ragazzi, prima di vedere la Madonna, proprio perché sono stati studiati quando tutti e sei avevano l'apparizione quotidiana, prima dell'apparizione dicevano e dicono di vedere tre flash di luce. Effettivamente tutti e sei ragazzi sono stati, come dire, studiati e i medici hanno notato che esattamente nello stesso istante le loro pupille si dilatavano come se vedessero questi flash di luce. Poi loro dicono di parlare con la Madonna, quindi chi come me ha avuto la grazia di essere vicino a un veggente quando loro hanno l'apparizione, si possono ben rendere conto le persone che fino a un attimo prima, quindi nell'attesa dell'apparizione stessa, i veggenti pregano insieme a noi e loro producono il suono della voce nella preghiera. Però nel momento stesso in cui iniziano a parlare con quella che loro dicono la Madonna e che noi crediamo, ecco, allora loro continuano a muovere le labbra ma non producono alcun suono. Certo, uno può muovere le labbra e non parlare, non far uscire nulla, e poi dice che ha parlato. Però effettivamente sono stati messi degli elettrodi sulle corde vocali che hanno proprio dimostrato che le loro corde vocali producono dei suoni che i presenti poi non recepiscono più. Allo stesso tempo loro dicono di ascoltare il suono della voce della Madonna, e sono stati messi anche degli elettrodi a livello auricolare, e anche lì è stato dimostrato che loro ascoltano, sentono dei suoni che poi i presenti non percepiscono. Al contempo sono stati dati loro degli impulsi elettrici e quindi sia prima, durante e dopo le apparizioni. Ecco Michele. Dopo. Buonasera. Ciao Michele, come va? Va bene, va bene. Grazie per questo grandissimo regalo che ci hai fatto questa sera. Anche grazie se... a voi. Grazie. Io ti avevo proposto una cosa che non è stata possibile fare, perché adesso mi sento un po'... come dire, anticipiamo il messaggio che poi verrà dato da Radio Maria. Ti avevo proposto, e spero che potremo farlo nei prossimi mesi, di dire il rosario dalla collina, ma poi ne parliamo. Se sarà... abbiamo un messaggio nuovo, appena tradotto ufficiale in italiano, così io posso leggerlo. Assolutamente sì. Quindi questa sera ci stai facendo questo regalo della traduzione. E poi vediamo per i prossimi mesi se riusciamo a fare qualcosa di bello da proporre agli amici. Va bene. Dici pure, Michele. Ecco, allora, il messaggio di stasera, 25 agosto 2022. Cari figli, Dio mi permette di stare con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo.
io sono con voi e intercedo per voi presso mio figlio, Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siete coraggiosi e non temete perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. È un messaggio pieno di speranza. E io mi ricordo sempre quello che Witzka diceva a noi tanti anni fa: non potete pregare per la pace nel mondo se voi non avete pace nel vostro cuore. La prima cosa che dovete fare è avere la pace nel vostro cuore, e così solo potete pregare anche per pace nel mondo, proprio così. Grazie Michele, ma grazie soprattutto perché oggi ci hai fatto, ripeto, questo bellissimo regalo, malgrado, ho già detto agli amici che ascoltavano, oggi sia il compleanno di tua figlia, quindi sei stato impegnato. Ce l'ho tutti davanti a casa che festeggiano, allora devo andare da loro. Comunque rimaniamo uniti in preghiera, questo è importante. Assolutamente sì, e come ho detto, guarda caso, hai avuto una figlia il 25, sì, un giorno particolare. Sì. Allora tanti auguri, mi faccio portavoce di tutte le persone che ci stanno seguendo, tanti auguri a tua figlia, alla tua famiglia e un arrivederci presto. Va bene, va bene, un abbraccio a tutti voi e un saluto da Međugorje. E una preghiera. Ciao, grazie. Ciao. Bene, questa sera appunto era una cosa un po' veloce ma proprio voluta, perché anzi è stato gentilissimo, perché io questo momento gliel'ho chiesto questa mattina, lui si è reso subito disponibile. E ripeto, gli avevo chiesto in realtà il rosario in attesa del messaggio sulla collina alle 18, ma proprio per via di questo bellissimo compleanno non è stato possibile. Ma comunque vedremo per il futuro. E tramite appunto questa pagina insieme a voi vorrò fare un bel percorso, se a Dio piacendo e a Maria piacendo, e se questo pensiero che mi è venuto è una loro volontà, allora si potrà fare, altrimenti non importa, è già stata bellissima questa serata. E quindi concludo solo brevemente, stavo raccontandovi un po' gli studi che sono stati fatti a livello medico-scientifico, e appunto vi stavo dicendo che con degli elettrodi sono state date delle scariche appunto elettriche ai sei neggenti, prima, durante e dopo l'apparizione, ed è proprio stato visto come prima e dopo avevano il dolore alla scarica, durante i medici hanno dovuto proprio smettere di dare gli impulsi perché potevano provocare danni ai veggenti, proprio perché durante le apparizioni tutti e sei smettono di avere la sensazione di dolore, esattamente come succedeva a Lourdes, a Santa Bernadette, e lo stesso chiamiamo l'esperimento, era stato fatto con una candela che le veniva passata sotto il palmo della mano durante l'apparizione, e appunto i medici dell'epoca si erano accorti che la veggente non percepiva il dolore, non solo, ma addirittura la pelle non si ustionava. E anche sui potenziali evocati, che nella corteccia cerebrale più profonda del nostro cervello, è stata proprio valutata l'impossibilità che i veggenti mentano sul fatto che loro vedano la Madonna. Ovviamente questo medico in quella conferenza ha aggiunto: io come medico, come scienza, non posso dire che vedono la Madonna, perché io come scienza posso dire che sicuramente vivono qualcosa che la scienza non può spiegare, però come credente dico sì, per me vedono la Madonna. Quindi con questa grande gioia nel cuore, con questa dono immenso veramente che il cielo ci sta facendo in tutti questi anni, sicuramente per aiutarci in questo passaggio storico molto particolare che è sotto gli occhi di tutti, ecco, con questa grande fiducia, pace e gioia, possiamo solo ringraziare veramente che il cielo ci dia questo dono immenso. Una cosa anche che a me fa molto riflettere, adesso poi rileggerò un attimino con calma con voi il messaggio, è che a differenza di altre apparizioni terrificanti dove si vogliono far parlare la Madonna, ma io non credo a null'altro se non a queste apparizioni, parlo di apparizioni attuali, perché la Madonna, come ho già detto in altri ambiti, è vero che può parlare in modi diversi, ma non può cambiare personalità, quindi o la Madonna ci dona pace e speranza o ci terrorizza, quindi io sui messaggi che ci terrorizzano non li seguo, non li ascolto, non ci credo, anche perché per la Madonna e per Dio non è un dramma che noi moriamo, qualsiasi morte faremo, per loro è un dramma se
moriamo nel, quindi non è un dramma se moriamo nel fisico, ma è un dramma se moriamo nell'anima. Quindi loro è a quello che ci stanno richiamando, alla salvezza. E perché Medjugorje dà sempre questi messaggi di speranza? Perché in primis perché lei ci dona la sua presenza e la sua guida, anche perché a Medjugorje la Madonna ha detto che saranno le ultime apparizioni per l'umanità, quelle di Medjugorje, e a Medjugorje viene a completare ciò che ha iniziato a Fatima. E quindi io sono serena, malgrado tutto intorno ci parli di guerra, di paura, di morte, di tunnel di cui non si vede la luce in fondo, ecco, in realtà io la luce la vedo, ed è la luce di Maria. Maria che ci sta guidando in questi anni difficili. Ma noi dobbiamo veramente rimanere nella pace, nella gioia, quella pace e gioia che lei ci dà attraverso i suoi messaggi e che ancora oggi ci ha dato. Quindi lo voglio un attimino rileggere per poi salutarvi e ringraziarvi. Quindi il messaggio di oggi di Maria ci dice: cari figli, Dio mi permette di stare con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. E qui veramente di nuovo la Madonna ci dice due cose in particolare, secondo me. Prima di tutto, lei ci dice che grazie al fatto che Dio glielo permette, è con noi ed è qui proprio per guidarci sulla via della pace. Quindi questa via della pace c'è, malgrado che tutto intorno ci siano solo, come dire, voci di guerra. Quindi lei ci vuole guidare su questa via della pace, ma ci dice anche che per vivere e camminare su questa via della pace dobbiamo vivere una nostra pace personale. Quindi noi non possiamo arrivare alla pace nel mondo se non viviamo in primis la pace noi nei nostri cuori e nelle nostre vite. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio figlio Gesù, affinché vi doni la forte fede e la speranza nel futuro migliore. Ecco, lei ci parla di fede e di speranza. La fede, se noi abbiamo veramente fede, solo in questo modo possiamo avere la speranza in questo futuro migliore, che però lei desidera costruire attraverso di noi. E quindi torniamo anche un po' a quel discorso mio iniziale di ora e labora. La preghiera al primo posto, ma poi attraverso la luce che lo Spirito dà attraverso la preghiera, azioni concrete, cammino, scelte, decisioni, posizioni che dobbiamo prendere. Ed è proprio quello che nel cuore ho sentito di fare attraverso questo canale con voi. Io vorrei camminare insieme a voi, ma guidati da Maria e da suo figlio Gesù, in questi momenti bui, in questi momenti difficili, che attraverso la fede, la preghiera, la sua guida e le nostre scelte e azioni, perché il cuore immacolato di Maria trionferà, ma trionferà anche attraverso il nostro aiuto, ecco, allora insieme io penso che potremo fare quella piccola goccia che dobbiamo fare affinché il piano di Dio e di Maria si realizzi. Ecco, insieme a voi penso che potremo vivere questo percorso. Vi ringrazio, vi auguro una santa serata e sono felice di aver potuto con voi ascoltare le parole di Michele da Medjugorje. Grazie a tutti, buonasera. Ciao.